Questo territorio aspetta da tanto, troppo tempo, le infrastrutture che sono oggetto, insomma, di questo incontro proprio oggi pomeriggio. Soprattutto sulla tempistica, ci sono annunci clamorosi che ci possiamo aspettare da lei oppure no? Sì, diciamo 1,5. L'8 maggio firmiamo, ed è una novità, dopo 3 anni di palleggiamento fra regioni, ANAS e Ministero delle Infrastrutture. L'8 maggio firmiamo l'accordo ANAS, MIT e le 3 regioni per la Fano-Grosseto. E quindi abbiamo una data possibile di inizio dei lavori e una data finale di termine dei lavori. Dalla fine della progettazione 2015, 5 anni. Nel 2020 la strada è disponibile, anzi l'autostrada è disponibile. L'altra invece riguarda l'allegato del Ministero delle Infrastrutture all'interno del documento di politica economica e finanziaria del governo. Lì nelle priorità c'è la Orte Mestre e quindi c'è il tratto di strada veloce che riguarda anche la provincia di Arezzo. Senta, per quanto riguarda altre problematiche legate ad esempio al mancato ad oggi raddoppio del raccordo autostradale, le condizioni della E45, su questo cosa ci può dire? L'E45 rientra nel pacchetto della Orte Mestre e quindi alle caratteristiche che ora dicevamo. Non ho visto sollecitudine per la parte che riguarda il potenziamento del raccordo autostradale, mentre invece con Moretti avevamo iniziato un discorso che riguardava Intercity, che hanno una fermata a Arezzo importante, e i treni regionali. Vanno ripresi entrambi i ragionamenti con il nuovo direttore generale delle ferrovie quando ci sarà. Ecco, è di pochi giorni fa, di ieri o ieri l'altro se non sbaglio, l'ultimo incontro in regione proprio con il comitato pendolari, uno dei tanti insomma sorti in seguito ai disagi che lei immagino anche da toscano insomma conoscerà bene. Su questo fronte che cosa ci può dire, anche perché insomma la provincia di Arezzo in particolar modo è stata tagliata fuori pesantemente dalle principali direttrici ferroviarie? C'è una situazione grave in molte regioni e la Toscana non è esclusa. Ferrovie, RFI di Moretti hanno impegnato moltissimo, e non dico in maniera sbagliata, sulle linee di grande comunicazione e l'alta velocità, tralasciando però troppo spesso situazioni regionali che erano a rischio e che ora stanno precipitando in una voragine. La Toscana non è a questo punto, ma vi si avvicina. Era il ragionamento intrapreso con Moretti e con lui avevamo stabilito nell'accordo futuro governo RFI di prevedere un interesse particolare per i treni regionali. Dobbiamo ridiscuterne appena ci sarà il post Moretti.